Jo crec que sí que tots tenim consciència avui de privilegi, jo el que més. Em sembla que no hi ha millor manera de començar uns diàlegs sobre la ciutat que obtenir una mirada sobre les grans qüestions d'una persona que ens ve de fora però que ens aporta un dels punts de vista més interessants que en aquests moments hi ha en el catàleg del pensament en el món europeu i en el món occidental. Maurizio Minolli és professor a Princeton, ve de l'Institut Universitari Europeu de Florència, ha ensenyat a Cambridge, és probablement el nom, ha costat de Philippe Petit, el nom que més sona, més important, en un corrent que ha esdevingut emergent en el pensament polític europeu, el republicanisme. Ell és un estudiós del republicanisme, però, ens ho deia en la conversa anterior, no és un professor en el sentit estricte del terme. És un professor al que li agrada la política i al que li agrada la política activa. Arriba de Roma de fer classes sobre republicanisme en els prefectes de la República Italiana. Ell, poca broma. És a dir, l'Estat, els senyors que són l'Estat, l'encarnació de l'Estat, el senyor que a Florència o a Lucca o a Pisa, per dir només els de la Toscana que estaven l'altre dia reunits amb ell, els senyors que representen la República Italiana a cada un d'aquests llocs, entenen què és el republicanisme de la mà de Maurizio Minolli. I què és això del republicanisme? Home, a nosaltres és un terme que ens pot interessar per dues coses. Un, perquè això de la República és simpàtic. No sé per què. La república és un terme simpàtic. Vosaltres sou una monarquia, un ministre, què vol que li faci? Sí, però això de la república ens agrada, és una cosa que ens sona bé. Però és que la república no és només, que ja és molt, un sistema de govern, no és només un règim. La república també és una concepció del món, també és un sistema de virtuts. Virtuts republicanes, valors republicans. El terme valors republicans, sobretot en la seva versió francesa, ens sona a tots molt dels últims anys. Per tant, ens pot aportar una mirada i una mirada que serveix als nostres temes. Jo li he demanat, li he catalogat, sobretot tres temes. I ara comencem, si com vulgui, primer, perdoneu, que m'enrotllo, i això és una conversa i no un monòleg. Primer, moltes gràcies per ser amb nosaltres, gràcies, Maurizio. Gràcies perquè, repeteixo, és un privilegi. I he proposat tres temes i comencem pel començament. Aquest estiu ens l'hem passat a Barcelona discutint de civisme. Els diaris, concretament un diari, vaja, fonamentalment, va posar sobre la taula la crisi dels valors cívics a una ciutat com a Barcelona. De què parlava? Doncs de moltes coses. De que la gent se salta els semàfors, de que, perdó pel terme groller, pixa al carrer, o fa pintades a les cases de la gent particular, que hi ha un ús de l'espai públic desconsiderat i que el valor, per dir-ho així, de la civilitat no és un valor assumit per tothom. Quin és el nostre problema? Només ens passa a nosaltres, això li passa a tothom, a Princeton, a Florència, a Roma també els passa. Com ho solucionen, com ho podem solucionar? Comencem parlant d'això i després passarem a altres coses. Prima di tutto sono felice di essere qui a Barcellona e ringrazio gli amici della Fondazione per questo invito. Parlerò molto lentamente, ma purtroppo posso solo parlare in italiano, soprattutto in inglese o in altre lingue, ma mi ha detto l'amico Vincenzo che si capisce l'italiano, quindi io parlerò in italiano. E sono d'accordo con la sua prima osservazione. Repubblica è una bella parola. La Repubblica è una parola antica che nasce, non voglio sembrare troppo patriottico. Non si sente? Sì, ma si sente troppo. Ah, troppo? Devo... va bene così o... No, è un problema... Sì. Repubblica è una... è una parola antica che viene, sapete benissimo, dal latino, da res publica.
Non so se Vincent lo ha detto perché ci ha pensato. Ha detto una cosa giusta, cioè Repubblica ha due significati fondamentali nella storia del pensiero politico. Repubblica, che come termine diventa poi Republique, diventa Repubblica in italiano, in inglese viene tradotto con Commonwealth. Ha ragione in senso. Repubblica indica un tipo di istituzione politica, di costituzione politica, che si oppone, noi pensiamo a monarchia, ma in realtà la vera opposizione è la tirannide. Tutto il pensiero politico repubblicano nasce dall'odio verso la tirannide. Cos'è la tirannide? È il potere arbitrario di un uomo, di un gruppo, che persegue il proprio interesse e non il bene comune. Se voi andrete un giorno, e ve lo consiglio, a Siena, vi esorto a entrare nel palazzo pubblico, che è il palazzo del comune, piazza del campo, e andate nella sala dei nove. I nove erano i governatori della Repubblica di Siena agli inizi del XIV secolo. Nella sala dei nove voi trovate un ciclo di affreschi di Ambrogio Lorenzetti che si chiama Buon Governo. Vedete che c'è un contrasto nettissimo tra il governo libero, non la monarchia, ma la Tirannides, cioè rappresentato come una figura diabolica che tiene sotto i piedi la giustizia. Chiarissimo il messaggio. Quando chi governa è slegato dalle leggi e tiene la giustizia sotto i piedi, quella è la tirannide. Repubblica è l'alternativa alla tirannide, in primo luogo. Ed è anche ostile alla monarchia perché pensatori politici repubblicani hanno sempre pensato che avere un buon re è molto difficile. È molto più facile avere dei cattivi re, cioè dei re che governano male. E per essere più sicuri di non trovarti un cattivo re, è molto meglio eleggere coloro che ci governeranno piuttosto che averli per eredità. Ma la prima opposizione repubblica è la tirannia. E proprio perché questo è il suo principio, oltre ad essere una teoria delle buone istituzioni politiche, il repubblicanesimo è una teoria, la teoria di una particolare idea del cittadino. Cioè, il repubblicanesimo non afferma soltanto che è importante avere istituzioni repubblicane con una buona costituzione, un buon sistema dei poteri, ma fin dai tempi di Cicerone, poi arrivare al pensiero politico italiano fino a Machiavelli, ma poi ancora in Rousseau, l'idea che i pensatori politici repubblicani ripetono sempre è che se anche hai delle ottime leggi, delle ottime istituzioni, un'ottima Costituzione, se non hai i cittadini con